Salve a tutti carissimi miei brothers and sisters, bentornati in questo spazio. Allora, è sabato, di solito non pubblico di sabato, però ne vale la pena di fare questo video e lasciarvi in questo fine settimana, in questo sabato, con qualcosa di allegro che spero ci tiri su un po' il morale e che esca sempre dalla mente, dal pensiero e entriamo in una dimensione più provocatoria, ironica, di sfottò, ma altrettanto artistica, musicale. Sentite un secondo, un secondino solo, poi vi dico due parole e ciao, ciao a tutti. Sentite qua. Non serve più pregare, dice Bergoglio al telegiornale, ma le tasse le devi pagare, chissà se ancora si può fare un bagno a mare, l'Europa può aspettare, con te voglio affogare, 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 affogare con te voglio affogare. Bene, avete sentito? Pezzettino molto interessante. Allora, questa canzone, vi metterò il link qui sotto al pezzo intero della canzone che è stata pubblicata da una piccola casa indipendente, una casa discografica indipendente. E, qui sotto vi metto anche come è nata questa canzone, la biografia di Margherito, che è il cantante, il cantautore che l'ha scritta. E vi leggo due cosine, ad esempio come è nato questo brano Andiamo al mare, perché merita, è proprio carina la cosa. Allora, il cantautore, l'artista mi scrive: è nato quando ho perso tutto, non c'è molto da raccontare, ho sempre scritto del mio quotidiano cercando di immaginare anche cosa provano gli altri. Di colpo però, all'inizio incredulo, poi consapevole, mi sono ritrovato in un romanzo di Aldous Huxley. Ero diventato il protagonista di un film di fantascienza. Dopo aver perso tutto, lavoro, casa, concerti, per via della follia e della paura che a reti unificate da più di un anno ogni giorno plagia la mente delle persone, mi sono ritrovato al mare, a casa mia, dove tutto è iniziato. I miei amici mi davano del pazzo, i vicini mi guardavano male, nessuno ragionava più con la sua testa. Uniche voci fuori dal coro, Bio Blu, Visione TV e tu, Pierluigi. Grazie che mi associ a questi canali che apprezzo molto. Mi avete tenuto compagnia e visto che questo pezzo è nato guardandovi, ho pensato di contattarvi per farvelo sentire, per dedicarlo a voi e al vostro pubblico. E quindi io lo giro al mio pubblico. Ecco, poi c'è breve biografia di Margherito, il cantautore, è siciliano, trapiantato a Milano, dopo aver lavorato in banca, fatto il commesso un po' ovunque, aver venduto pesce al mercato, improvvisato cuoco di sushi, montatore di film di spessore, e insomma leggete qui sotto. Qui sotto vi metto appunto il link per andarvi ad ascoltare l'intero video sulla pagina, sul canale YouTube dove è stato pubblicato. Magari sotto commentate, lasciate pollicini perché merita, dobbiamo appoggiare, aiutare voci divergenti. La musica narra la vita, entra nelle profondità dell'animo delle persone sono territori immensi. È possibile che ci troviamo sempre i soliti quattro testi, o fai soldi, fai soldi, fai soldi del trap rap lì, oppure le solite canzoncine d'amore che ormai ci hanno veramente sfondato. Ecco, Margherito lancia anche un'interessante collaborazione alla quale possiamo tutti partecipare dicendo: un'iniziativa semplice ma divertente per la realizzazione del videoclip ufficiale di Andiamo al mare.
L'invito che vorrei rivolgere è estremamente semplice, ovvero riprendetevi, noi tutti ci riprendiamo mentre balliamo o cantiamo la canzone in sottofondo, mettiamo la canzone in sottofondo e cantiamo un pezzo, la cantiamo, insomma facciamo un po' di casino. Poi carichiamo la clip nelle storie di Instagram, per chi avesse Instagram, taggando Chiocciola Margherito Insta. Qua sotto comunque è scritto tutto. Ovviamente, se chi non avesse Instagram ha altri mezzi, ad esempio Facebook o TikTok, mamma TikTok, vabbè, Facebook, fate la stessa cosa, pubblicate questo pezzettino cantando la canzone o cantatela tutta, meglio ancora. L'importante è sempre taggare, almeno usando l'hashtag. Il cancelletto, scrivete andiamo al mare o cancelletto Margherito o cancelletto Margherito Insta. Qui sotto comunque potete leggere con calma il tutto. Bene, vi lascio così questo fine settimana. Un ultimo pezzettino della canzone, mandatevela ad ascoltare tutta. Qui sotto c'è il link. Un carissimo abbraccio e buonissima, buonissimo fine settimana. Spensierato, leggero, liberi, liberi, liberi come l'aria. Ciao, ciao. Metti la mascherina, evita la vicina. Per strada incontri tuo padre, lo vuoi salutare, ma non si può fare, non è.